Inizio con il dare innanzitutto il benvenuto alle persone che sono qui in diretta ad ascoltarmi e a ringraziare le persone che ci ascolteranno, avranno interesse ad ascoltarci in differita. E stiamo parlando della gestione del cambiamento all'interno dello studio odontoiatrico e fino adesso abbiamo affrontato, utilizzando la formula gestione del cambiamento, quelle che sono la mission e la vision dello studio. Abbiamo parlato di strategia di studio e abbiamo parlato di piano di azione. Questi sono gli argomenti che abbiamo trattato nei due incontri precedenti. Oggetto dell'incontro di oggi è l'analisi del valore generato. Prima di affrontare direttamente questo argomento, così, qualche slide di sintesi sulle informazioni che abbiamo condiviso. Noi abbiamo collocato il cambiamento e siamo partiti dall'innovazione, quindi dal concetto di innovazione, dal latino innovare, nova agere, quindi da fare qualcosa di nuovo, quindi di cambiare, e abbiamo collocato il cambiamento geograficamente tra il caos e l'ordine. In mezzo, appunto, abbiamo l'opportunità di cambiare e quindi di innovare. Come fare? L'abbiamo affrontato e visto precedentemente attraverso l'apprendimento e abbiamo visto che esistono due forme di apprendimento, un apprendimento, diciamo, che abbiamo chiamato filogenico e un apprendimento ontogenico. Per quanto riguarda, la, modalità di, presentazione di questi due apprendimenti, ci siamo avvalsi di questa equazione di Tim Galloway, che appunto da P maiuscolo uguale a P piccolo meno I piccolo, dove P è la prestazione, la performance, e P piccolo è il potenziale, quindi la conoscenza, la competenza, e I piccolo è l'interferenza, in questo caso interferenza interna. Quindi abbiamo sostanzialmente messo in evidenza come la personalità, la nostra personalità condiziona i nostri comportamenti e quindi contribuisce insieme alla competenza al raggiungimento dei nostri risultati. Per studiare la personalità ci siamo avvalsi del MBT, del Myers-Briggs Type Indicator, che è uno strumento che ci ha aiutato a identificare delle variabili che sono appunto, abbiamo visto, estroversione, introversione e giudice e percettivo, sono le due disposizioni del comportamento umano, e altre due funzioni cognitive che sono invece il sensoriale e l'intuitivo, il pensiero e il sentimento. Queste variabili, la combinazione di queste variabili dà 16 combinazioni diverse. Per ogni combinazione c'è appunto, viene descritto un atteggiamento di appunto personalità che abbiamo quindi affrontato e abbiamo in qualche modo discusso. Dopodiché abbiamo anche parlato di casi di successo a livello odontoiatrico. Siamo partiti da tre situazioni distinte. Abbiamo parlato di Branemark, abbiamo parlato di Paolo Malò e abbiamo parlato anche di Scott Ganza e di Philippe Tardieu. Per quanto riguarda questi tre casi, abbiamo visto come i risultati, e stiamo parlando di casi di successo, quindi di risultati che hanno un impatto importante nell'ambito dell'attività odontoiatrica, possono essere ricollegati a delle azioni che chiaramente questi tre casi esemplificativi abbiamo in qualche modo descritto e chiaramente siamo partiti dall'intenzione e dallo scopo, cioè dal pensiero, dalla mente delle persone. Quindi attraverso, abbiamo messo in evidenza come attraverso la creazione di una consapevolezza tra pensiero e azione abbiamo la possibilità di poter elaborare e in qualche modo sviluppare dei risultati e quindi degli concretamente degli effetti.
Per quanto riguarda i casi che abbiamo presentato, abbiamo parlato di Thomas Kuhn, abbiamo fatto che abbiamo parlato del cambio di paradigma come teoria dello sviluppo scientifico. Abbiamo visto che questa teoria parte da un periodo pre-paradigmatico in cui tutti e tre i personaggi si sono in qualche modo hanno affrontato e hanno in qualche modo hanno comunque accettato il paradigma, e questa è la scienza normale. Poi, attraverso la nascita delle anomalie della scienza normale, arriva, la crisi del paradigma, e quindi, attraverso il cambiamento e l'innovazione si arriva alla rivoluzione scientifica. Abbiamo visto, parlando di valore, che poi ci siamo concentrati appunto, sul concetto di valore, appunto una definizione di valore. Che è quella di uno studio odontoiatrico, è dato dall'insieme dei problemi che ha risolto, e quindi ci siamo posti la domanda se esiste qualche cosa per cui vale la pena di impegnarsi. E ci siamo lasciati durante l'ultimo incontro appunto con questa matrice, che era una matrice che in qualche modo vi può aiutare nel rendere intellegibile quello che è la vostra strategia, e quindi l'andare verso, sia dal punto di vista di mondo interno, quindi pensieri, emozioni, sensazioni fisiche, sia per quanto riguarda il mondo di fuori, dove appunto quello che noi pensiamo si manifesta attraverso un comportamento, con due comportamenti di base: un andare verso, quindi un costruire qualcosa, o un andare via. In qualche modo allontanarsi da qualche cosa. Ecco, su questa matrice io vi ho chiesto, ci siamo lasciati, una riflessione individuale su quella che è la vostra realtà di studio odontoiatrico. Arriviamo a questo punto, all'oggetto di questo incontro, che è appunto l'analisi del valore generato. Allora, questo aspetto, cioè l'analisi del valore generato, è un aspetto molto importante, perché i punti di vista su cui in qualche modo si può analizzare e valutare il valore generato da un studio odontoiatrico possono essere diversi. Noi questa sera affrontiamo un aspetto che è quello della cosiddetta Balance Scorecard di Kaplan e appunto di Norton, i quali, questa Balance Scorecard può essere definita così, tradotta in italiano, come una pagella bilanciata, i quali identificano, non appunto specificamente per gli studi odontoiatrici, ma questo tipo di analisi si applica perfettamente anche allo studio odontoiatrico, quattro fattori che in qualche modo determinano il valore di un'attività. In questo caso l'attività legata allo studio odontoiatrico. Queste quattro variabili sono chiaramente le variabili finanziarie, quindi il risultato economico e finanziario lo vedremo perché avremo modo di approfondirlo. C'è la variabile customers, in questo caso pazienti, c'è appunto la variabile legata agli internal processes, cioè ai processi organizzativi all'interno dello studio, e poi in ultimo c'è appunto il concetto di innovazione, quindi il concetto di apprendimento e di apprendimento di conoscenze nuove. Quindi noi quello che faremo oggi è analizzeremo ciascuna di queste variabili, e in qualche modo cercheremo di coniugare questa variabile portandola, declinandola all'interno dello studio odontoiatrico. Incominciamo parlando, chiaramente, questo è l'aspetto in qualche modo che è il filo conduttore di questi tre incontri, parlando di innovazione, e lo facciamo appunto affrontando il tema appunto specifico della implanto protesi computer assistita. Quindi, in termini di innovazione, l'ambito su cui il Navident
lavora, è quello della chirurgia navigata, ma è, in termini più generali, quello della implantoprotesi computer assistita. Quindi cercheremo di capire come questo contenuto, questa scelta di innovazione e di apprendimento da parte del professionista possa essere analizzata e valutata. Allora, uno degli aspetti importanti, che appunto voglio mettere in evidenza è che nella valutazione di una scelta strategica, innovativa ci sono due atteggiamenti mentali diversi. Uno, partono entrambi, come vedete, da una stessa base, cioè dall'esperienza e dalle osservazioni, e quindi dall'idea che scaturisce nella mente dell'operatore. Questa idea crea delle convinzioni e queste convinzioni portano, in alcuni casi, ad una conclusione e appunto a un credo, a una convinzione forte. Questo tipo di analisi dell'innovazione possiamo parlarla appunto di un'analisi di tipo di fede, una scelta di fede. Esiste un'altra modalità invece, che è più empirica ed è legata all'apprendimento con un approccio in qualche modo più scientifico, dove partendo dall'idea e partendo dalle ipotesi di lavoro su cui si vuole in qualche modo elaborare un'osservazione, si fanno appunto delle così si crea un'immagine, quindi una previsione di risultato. Attraverso un'esperienza si arriva alla conclusione e quindi attraverso l'esperienza si arriva quindi alla convinzione. Cioè è evidente che la differenza tra i due modi di approcciare sono quelli che appunto noi con il Navident seguiamo sin dall'inizio. Cioè è evidente che al di là dell'idea di partenza, abbiamo parlato dell'implanto protesi computer assistita e delle ipotesi di miglioramento che questa idea può portare all'interno dello studio del singolo professionista, quello che è importante è una fase di sperimento, una fase di conoscenza a livello sperimentale ed è quello che noi facciamo attraverso i corsi di certificazione. Voi sapete che nell'ambito dell'attività che noi svolgiamo, il corso di certificazione precede l'acquisto del Navident, proprio perché vogliamo fornire quell'esperienza attraverso non solo l'osservazione di un collega esperto, ma attraverso il lavoro diretto su manichino, che possa poi aiutare il professionista ad arrivare a delle conclusioni e quindi ad una convinzione. Ecco, questo se riteniamo essere una formula molto importante, non sempre seguita, ma che in qualche modo può aiutare il professionista in un percorso decisionale che non è quello legato a un atteggiamento fideistico, ma è quello legato ad un Penso di atteggiamento in sì. qualche modo più empirico e quindi ad un'esperienza diretta. Per cui, lavorando appunto sulla Computer Aided Implantology, una delle domande che possiamo porci per arrivare ad un approccio strutturato e quindi non ad una scelta di fede è domandarci se questa è un'attività di studio che come professionista volete potenziare. L'implanto protesi computer assistita è qualcosa che voi volete, su cui volete investire, volete potenziare. La vostra clientela è in grado di percepirne il valore? Sono in grado di proporre questa tecnica nella modalità corretta? Ho le conoscenze, le competenze per poterlo fare o in qualche modo mi possono essere date queste conoscenze, queste competenze? Sono io in grado di lavorare con questa nuova tecnica? Cioè, prima ancora di arrivare a in qualche modo a fare un acquisto, posso essere io in grado di lavorare con questa nuova tecnica? Ecco che sono tutte domande molto importanti a cui ciascuno deve dare una risposta prima di poter arrivare appunto ad una scelta di investimento. E come quale può essere uno strumento che vi può aiutare nel sviluppare questo tipo di analisi? Noi vi presentiamo, appunto, io vi presento lo SWOT. Che cos'è lo SWOT? È
in realtà una matrice formata, vedete, da quattro quadranti, e per ogni quadrante, appunto, potete in qualche modo scrivere una serie di considerazioni. Quali sono, i vostri punti di forza? Quali sono le cose che voi fate bene, legate all'esperienza di computer, nell'ipotesi su cui stiamo lavorando, che è l'impianto protesi computer assistita. Quindi in quel contesto avete dei punti di forza su cui potete in qualche modo sviluppare ulteriormente le vostre competenze? Esistono delle debolezze nell'ambito di quel contesto? Avete in qualche modo messo in evidenza delle debolezze vostre specifiche? Quindi sono cose, sia per quanto riguarda le punti di forza che le debolezze, su cui volete in questo caso specifico trovare dei miglioramenti. E poi esistono delle opportunità? Quali sono le opportunità che possono essere legate a un investimento nell'impianto protesi computer assistita? Quali possono essere i vostri obiettivi? E l'altra parte, quali possono essere gli ostacoli, le minacce, gli impedimenti che voi nell'ambito della vostra attività di studio potreste incontrare, no? Nello sviluppare l'impianto protesi computer assistita? Ecco, questo semplice schema, questa semplice matrice a quattro quadranti vi può aiutare nel fare chiarezza, nel mettere su carta delle idee che vi possono in qualche modo aiutare nel fare chiarezza su quelle che sono da una parte i vostri obiettivi, ma anche appunto le vostre debolezze, le opportunità, le minacce e i punti di forza legati a quello specifico progetto. C'è un altro aspetto e un altro strumento che io voglio condividere con voi e ritengo assolutamente molto utile, è un'altra matrice, quindi è un altro strumento facilmente sviluppabile, quindi quattro quadranti, dove il primo quadrante è la strategia e quest'altro lato è dato dalla tattica. La strategia è legata al cosa, quindi in questo caso specifico, nell'esempio su cui stiamo lavorando, l'impianto protesi computer assistita. La tattica sul come, perché come tutti le idee generali possono essere poi declinate e coniugate nel modo diverso. E quindi partire dalla strategia, in questo caso l'impianto protesi computer assistita, e nel caso specifico la tattica, in questo caso appunto che suggeriamo ovviamente è la chirurgia navigata con il Navident, possiamo dividere questi due aspetti in sottoaspetti di efficace, non efficace, efficiente, non efficiente. Attraverso questa classificazione, ecco che, vedete, noi possiamo sviluppare dei comportamenti all'interno dello studio che sono diametralmente opposti. Se la strategia è efficace e ritenete che la tattica, cioè il come raggiungere il cosa, possa essere efficiente, quindi in qualche modo vi aiuti a raggiungere l'obiettivo, che quindi è l'efficacia, quindi sostanzialmente l'efficacia è il raggiungimento dell'obiettivo del pensiero strategico, l'efficienza è, la capacità di poter raggiungere quell'obiettivo ottimizzando tutte le risorse a vostra disposizione. Se voi avete, appunto, vi trovate nella combinazione di avere una strategia efficace e una tattica efficiente, avete un comportamento da leaders. Viceversa, se la strategia non è efficace, cioè se in qualche modo l'obiettivo che vi siete esposti non è un obiettivo da voi raggiungibile, ma magari siete molto efficienti nel poterlo raggiungere, ecco che sostanzialmente raggiungete in qualche modo la morte rapida, cioè è un'accelerazione di negatività. In questo caso il non efficace va inteso proprio in un contesto simile a quello che presentavamo prima, cioè il comportamento
la scelta di fede rispetto a una scelta di tipo empirico. È evidente che la scelta che nasce da un approccio empirico è una scelta efficace, quella che nasce da un approccio di fede non è efficace. Ma nell'ipotesi in cui voi avete sostanzialmente un'efficienza, cioè una scelta, un comportamento che in qualche modo è efficace, efficiente, ecco che quel comportamento vi porterà velocemente a capire i limiti della vostra scelta. Viceversa, se voi avete una strategia efficace, ma non siete efficienti nel raggiungere la vostra strategia, quindi in qualche modo non avete fatto una scelta sul come, in grado di permettervi di raggiungere, ottimizzando ancora una volta le vostre risorse, il vostro scopo, ecco che in qualche modo avete un comportamento da follower, e quando scegliete una strategia non efficace e avete una tattica non efficiente, ecco che vi collocate in questo quadrante che è la morte lenta. Allora, parliamoci chiaramente. La maggioranza degli studi, cioè quelli che non fanno delle scelte né strategiche e né tattiche, si trova nel quadrante della morte lenta, del quieto vivere, dell'andare avanti. Evidentemente la scelta strategica e tattica efficiente ed efficace vi mette in condizione il professionista in qualche modo di trovarsi in una condizione favorevole rispetto ai propri colleghi. Quindi è evidente che questi due quadranti, i leaders e la morte lenta, sono quelli su cui occorre sviluppare una riflessione e capire se nell'ambito dell'attività che voi svolgete all'interno del vostro studio vi collocate all'interno di uno di questi due quadranti. Parlando quindi, e quindi chiudiamo il discorso dell'innovazione, quindi abbiamo valutato l'innovazione secondo l'uso di queste matrici. Parliamo adesso di pazienti. Allora, la prima cosa, parlando di pazienti, è che, vedete, il professionista comunica con il paziente, ma allo stesso modo gestisce la propria attività, gestisce i processi operativi, delega alcune attività, quindi organizza la propria attività intorno al paziente. Ecco, è importante l'aspetto della comunicazione ed è importante comunicare uno scopo emozionale, quello che chiamo scopo emozionale permanente, cioè il vostro scopo, cioè la vostra strategia. Nel caso specifico stiamo parlando dell'implanto protesi computer assistita. Deve essere una scelta, uno scopo emozionale. Innanzitutto per voi che arrivate a fare questa scelta, e abbiamo visto alcune modalità che vi possono facilitare in questa scelta, ma questo scopo emozionale deve essere permanente, quindi deve passare da voi direttamente al paziente. Quindi dovete essere in grado di comunicare la vostra scelta in modo emozionale direttamente al paziente. Perché? Perché noi parliamo appunto di efficacia e di efficienza, ma sappiamo che aspetti molto importanti sono la medicina narrativa. La comunicazione è la cura e aspetti importanti come l'empatia e la comunicazione di valore rappresentano l'elemento di differenziazione dello studio che fa una scelta consapevole di valore rispetto a un altro studio. E qui possiamo citare Carlo Guastamacchia che dice che considerando nella sua totalità la professione odontoiatrica si possono percentualizzare due componenti attribuendo un 51% alla manualità e un 49% alla comunicazione. Quindi non basta avere una buona manualità, perché la manualità pesa per il 51%, secondo quanto riportato da Carlo Guastamacchia nel suo libro La professione odontoiatrica, ergonomia e comunicazione, ma il 49% appunto è fatto di comunicazione. Quindi comunicare che cosa?
Comunicare è quello scopo emozionale permanente che vi ha portato a muovervi in una certa direzione. Parliamo a questo punto dei processi interni, che è l'altro aspetto che vi invito ad analizzare all'interno di questa pagella bilanciata, questa balance scorecard, che come abbiamo visto prevede quattro variabili, di cui una è questa appunto dei processi interni. Vedete, questa è la classica organizzazione gerarchica che è un po' alla base della maggioranza degli studi odontoiatrici. Vedete, è una visione di tipo, direi, tolemaica, dove al centro sostanzialmente c'è il professionista e intorno al professionista ruotano, no, una serie di pianeti, l'ASO, il laboratorio, segretaria, il commercialista, l'igienista e subito dopo i fornitori e eventualmente i consulenti. Questa è una visione tolemaica, cioè una visione che pone la Terra al centro dell'universo, in questo caso il professionista. E qual è l'aspetto di questa visione? Beh, è l'aspetto di un flusso di lavoro analogico, cioè un flusso di lavoro che parte dalla prima visita, le impronte, poi i modelli, l'analisi dei modelli e delle radiologie, il conferimento, appunto, il piano di trattamento, l'esposizione dal piano di trattamento al paziente, il preventivo, il conferimento dell'incarico, la prescrizione del laboratorio, l'ordine dei materiali, l'inizio della terapia, i controlli, il follow-up, la contenzione, il fine terapia e infine il clinic assessment. Questo è un flusso analogico, è un flusso che, come vedete, ha una linea, un fil rouge che porta la fase successiva a essere legata direttamente alla fase precedente. Qual è l'aspetto positivo? Evidentemente l'aspetto positivo è il controllo. Il professionista che sta al centro del cosmo, in questa visione tolemaica, ha il controllo chiaramente di ogni fase. E quindi l'aspetto è sicuramente positivo, ma qual è l'altro aspetto? L'aspetto negativo è che chiaramente questo flusso di lavoro è un flusso di lavoro che sostanzialmente ha un rischio di errore, perché è un solo professionista a sviluppare questo flusso di lavoro ed è chiaramente, lo possiamo intuire facilmente, un flusso di lavoro con dei tempi molto dilatati. Qual è un altro flusso di lavoro? E vediamo il flusso di lavoro digitale. Questo è un flusso di lavoro che è stato presentato da due professionisti, dal professionista dal dottor Kolda, che è un professionista danese. Vedete, ci sono due medici che sono rappresentati dal bianco e una serie di assistenti che sono rappresentati dal colore giallo. Chiaramente qui stiamo parlando di un esempio che non vuole essere rappresentativo degli studi odontoiatrici italiani o in assoluto un modello da necessariamente seguire pedissequamente, ma questo ci fa capire come uno studio ben organizzato, in questo caso lo capiamo anche dal numero di assistenti che ha lo studio, come cambia da una visione tolemaica ad una visione copernicana, perché a questo punto non è più il professionista al centro del cosmo, diventa il paziente al centro del cosmo e come vedete il professionista, cioè il colore bianco, interviene in quattro aree specifiche, che è la prima area, appunto questa la vediamo in modo più chiaro da questa slide, appunto la fase iniziale, la fase appunto di prima visita, di esame, di diagnosi, di pianificazione del trattamento, la seconda fase, che è quella del virtual planning, cioè della progettazione virtuale del caso, la terza fase, la fase della chirurgia, questa è un'esperienza di medici che usano X-Guide, vedete la terza fase è quella della chirurgia navigata. E poi, come vedete, c'è la fase del controllo di qualità. Tutte le altre fasi sono di colore giallo, in altre parole, sono state delegate a degli assistenti. È evidente
che sostanzialmente questo tipo di studio ha un'organizzazione che si basa su un concetto molto importante, che è questo: il risultato non lo raggiungi tu come professionista, ma lo raggiunge il tuo team, e il team e non tu da solo a raggiungere il risultato. Quindi, come fare? Perché questo è l'aspetto allora pratico. Come fare a raggiungere il risultato come team? Ecco, ancora una volta, dobbiamo capire che esistono delle scelte di natura tecnica che devono essere portate avanti in autonomia, e queste scelte possono procedere in parallelo anziché in sequenza. Ora, queste scelte tecniche nascono dall'organizzazione delle macro aree di attività all'interno dello studio. Esiste un front office, che è chiaramente legato all'organizzazione appunto dell'interfaccia paziente studio. Esiste un back office, quello che avviene dietro l'interfaccia studio paziente. Esiste poi chiaramente l'aspetto clinico. Come fare a gestire queste tre macro aree? Ecco, la parola per poterlo fare in modo efficace ed efficiente è MBO, Management by Objectives, cioè la gestione dello studio attraverso la definizione degli obiettivi. Queste tre lettere sono il segreto, la chiave attraverso la quale uno studio odontoiatrico può passare da una gestione analogica a una gestione digitale. Ma in cosa consiste il Management by Objective? Consiste nella possibilità di creare gli obiettivi e condividere gli obiettivi. Cioè, sostanzialmente, vedete, sostanzialmente il titolare dello studio ha una responsabilità importante, che è quella di creare la visione e quella di avere appunto lo scopo, quello su cui noi abbiamo lavorato molto nei due incontri precedenti, che questo rappresenta l'elemento chiave dello studio odontoiatrico. La vision, nel caso dell'esempio su cui stiamo lavorando, l'opportunità di poter investire come scopo emozionale permanente nell'impianto protesi computer assistita. E quindi deve lui creare gli obiettivi, deve condividere questi obiettivi e questo scopo, questa visione, a chi? A i suoi collaboratori. E il team di collaboratori, e qui non parliamo necessariamente di 12 persone, come abbiamo magari visto nell'esempio precedente, ma qui stiamo parlando di ASO, stiamo parlando di segretaria, stiamo parlando di appunto laboratorio, stiamo parlando cioè di quelle realtà, piccole o grandi che siano, che ruotano intorno al professionista. Queste realtà devono conoscere la visione, cioè lo scopo dello studio odontoiatrico, e il professionista deve declinare gli obiettivi dello studio in modo da renderli intellegibili ai suoi collaboratori. Questa è un'operazione che è responsabilità diretta del professionista. Poi, dall'altra parte, esiste la responsabilità dei collaboratori. Anche loro, una volta che hanno conosciuto la visione, lo scopo, gli obiettivi generali dello studio, devono essere messi nella condizione di creare i loro obiettivi. Quindi loro devono sviluppare i loro obiettivi di collaboratori e devono condividere i loro obiettivi chiaramente con il titolare. Il singolo collaboratore, quindi noi abbiamo visto il team, laddove esiste un team, questo team si deve dare degli obiettivi. Laddove invece c'è il singolo collaboratore, questo singolo collaboratore deve creare i suoi obiettivi, chiaramente derivandoli da quelli generali, la visione dello studio, da quelli del team, a quelle che sono le sue mansioni all'interno dello studio, e deve essere messo nella condizione di condividere
i suoi obiettivi, gli obiettivi che lui si è dato al resto dell'organizzazione, quindi al team e al titolare. Questo è la modalità, il management by objective, che è in grado di portare uno studio che ha una visione tolemaica, terrocentrica, professionistica centrica, abbiamo visto analogica, ad una visione invece dove si lavora non più in serie, ma in parallelo. E questo ha dei notevoli vantaggi perché chiaramente innanzitutto dà una maggiore responsabilità e quindi soddisfazione al singolo collaboratore, ma dall'altra parte attraverso la delega e attraverso la responsabilizzazione del collaboratore per il raggiungimento degli obiettivi che lui stesso si è dato e che lui ha comunicato al professionista e quindi hanno trovato un riscontro positivo nell'ambito dell'attività di studio, beh, questa organizzazione del lavoro è in grado di portare il lavoro dello studio sicuramente a un livello più alto. E quindi qual è un altro strumento che possiamo dare al collaboratore, ma anche al titolare dello studio, per gestire l'attività di studio? Noi possiamo dare a questi soggetti un'altra matrice, molto semplice, anche questa assolutamente interessantissima, che divide le attività di studio in urgenti e importanti. E quindi sostanzialmente possiamo identificare delle attività che sono urgenti, distinguendole dalle attività non urgenti, così come possiamo distinguere le attività importanti da attività non importanti. Ecco, questa matrice ha la capacità di organizzare e prioritizzare un'attività all'interno dello studio. Perché? Perché è evidente che la priorità io devo darla sia come singolo collaboratore, sia come team, sia come titolare dello studio, a attività che sono importanti e sono urgenti. Queste rappresentano la crisi. Ma queste attività io devo essere in grado di separarle da attività che non sono urgenti e non sono importanti, ma rappresentano uno spreco di tempo, di energie economiche e personali. Queste attività devono essere assolutamente cassate. Poi ci sono delle attività che non sono importanti, ma sono urgenti. Queste attività rappresentano l'inganno, quello che attira la vostra attenzione e quello che vi fa perdere tempo e non vi fa in qualche modo focalizzare su quelle che sono le cose che invece sono importanti. E quindi anche questi inganni, le urgenze che non sono importanti, devono essere gestite ancora una volta dal collaboratore, dal team e dal titolare in modo da marginalizzarle. E poi ci sono le attività importanti, ma non urgenti. Queste sono le attività di qualità, sono quelle attività che oggi non sono urgenti, ma che magari possono diventarlo domani. Il fatto di lavorare nell'impianto protesi computer assistita oggi può essere un'attività importante, uno scopo emozionale importante, ma non urgente. Ma il giorno che magari dei colleghi intorno a voi iniziano a lavorare in quella direzione, ecco che la cosa può diventare urgente e può diventare un motivo di crisi. Ma è opportuno lavorare su azioni, scelte importanti che non siano urgenti, in modo da poterle sviluppare secondo un criterio che sia quello della qualità. Quindi, in sostanza, quello su cui lo studio professionale deve concentrarsi sull'urgente e l'importante, perché questo rappresenta la crisi, ma deve soprattutto lavorare accanto alla crisi su quella che è la qualità, cioè su tutto ciò che è importante per lo studio, ma non è al momento urgente. E lo studio deve difendersi assolutamente da quello che è l'inganno e quello che è lo spreco, avendo la capacità di identificarli e quindi di marginalizzarli in modo da non essere drenato negativamente da questo tipo di situazione.
Quindi qual è l'azione sostanzialmente che in qualche modo occorre in qualche modo sviluppare all'interno dello studio? Occorre stabilire delle responsabilità, delle priorità e degli obiettivi. E queste scelte, abbiamo visto, partono da uno scopo emozionale permanente che noi dobbiamo poi comunicare, essere in grado di comunicare non solo al paziente, ma anche ai nostri collaboratori. Occorre eliminare le attività che non sono necessarie e sono inappropriate, delegandole magari il più possibile, e pianificare un programma in modo appunto strutturato, in modo che il tempo possa essere organizzato nella maniera più efficace. Quindi riservare il tempo per gli imprevisti, eliminare o ridurre le distrazioni, sfruttare al meglio i momenti di maggior rendimento. E questo è, diciamo, una raccomandazione per poter sviluppare in modo sistematico l'attività di studio. Parliamo adesso appunto di un altro aspetto, quello appunto finanziario. Abbiamo, ripeto, l'oggetto di questo incontro è quello dell'analisi del valore. Noi ci stiamo focalizzando su come andare a quantificare il valore generato dallo studio. E come avete capito, noi stiamo applicando il modello della balance scorecard, cioè della pagella bilanciata, che prevede quattro variabili molto importanti. Abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di pazienti, abbiamo parlato di processi interni, tutti elementi chiave nel poter mettere a punto una pagella bilanciata. L'ultimo elemento è quello, diciamo, tra virgolette, più conosciuto, almeno da un punto di vista aziendale, non necessariamente da un punto di vista di studio odontoiatrico, quello di carattere finanziario. E quindi affrontiamolo in modo dettagliato. Perché è importante l'aspetto finanziario? Io qui voglio in qualche modo dire che è chiaro che nel caso dello studio odontoiatrico l'analisi finanziaria non è l'analisi prioritaria. Come vedete, nella gestione del lavoro, al primo posto c'è la visione e la missione dello studio. Questa missione, questa visione condiziona lo studio perché condiziona la scelta che fa l'operatore, il titolare, di acquisto di attrezzature, di organizzazione del personale e di tempo. Questi sono gli elementi su cui noi abbiamo ragionato fino adesso, ma che nascono direttamente in modo logico dalla visione, dallo scopo emozionale dello studio. È evidente che il controllo di gestione aiuta lo studio ad analizzare queste scelte e a fare in modo che queste scelte siano sostenibili. Ma in che senso? Sostenibili da un punto di vista appunto finanziario, dove gli elementi di sostenibilità sono dati dalla tariffa dello studio, dai costi fissi e dai costi variabili. Quindi noi affrontiamo e dobbiamo affrontare questi tre temi perché sono i temi che ci aiutano a inquadrare l'aspetto, diciamo, di controllo di gestione in una modalità che sia appunto di analisi finanziaria. E come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto ponendo l'attenzione a tre dimensioni, che sono tre dimensioni che chiave all'interno di uno studio odontoiatrico. C'è la dimensione economica, c'è la dimensione patrimoniale e c'è la dimensione finanziaria. Sono tutte e tre queste dimensioni che devono essere oggetto di analisi nello studio odontoiatrico. La dimensione economica è quella che noi sappiamo, è quella dei ricavi e dei costi che porta all'utile, alla perdita. Ma limitarsi all'utile, alla perdita e limitarsi quindi alla sola dimensione economica sarebbe un errore. È evidente che è un aspetto importante e vedremo che poi l'aspetto chiave di questa dimensione è il concetto di margine,
Ma questa dimensione non può vivere da sola, deve vivere necessariamente insieme alle altre due dimensioni, la dimensione patrimoniale e la dimensione finanziaria, e quindi all'equilibrio finanziario e all'autofinanziamento. Per equilibrio finanziario intendiamo la capacità patrimoniale di effettuare degli investimenti, perché evidentemente nella visione e nello scopo emozionale permanente dello studio c'è anche, come abbiamo visto, la scelta delle attrezzature e quindi la scelta di quelli che sono gli strumenti che creeranno un accrescimento di competenza, un accrescimento di conoscenza. Ma poi c'è l'aspetto anche finanziario, che sono appunto legato ai flussi di cassa. Flussi di cassa che, per quanto riguarda lo studio odontoiatrico, svolgono un ruolo importante legato appunto all'autofinanziamento. Il concetto di flusso di cassa è un concetto molto importante perché la competenza, generalmente all'interno dello studio odontoiatrico è una competenza di cassa. Per cui avere una competenza di cassa, cioè vuol dire registrare da un punto di vista economico una prestazione sulla base del flusso di cassa che genera quella prestazione, genera assolutamente delle considerazioni importanti. Per esempio, il pagamento delle prestazioni. Stabilire fondamentalmente se la prestazione che lo studio offre debba essere pagata in via anticipata, deve essere pagata posticipata o in corso d'opera, sono scelte queste tre diverse opzioni che hanno degli risvolti importantissimi da un punto di vista finanziario, perché è evidente che se la modalità di registrazione e organizzazione è quella della cassa, e quindi io chiedo anticipatamente il pagamento della prestazione. Io quella prestazione, da un punto di vista economico, la dovrò andare ad inserire all'interno del bilancio in quanto quel flusso di cassa si è generato. Può succedere, chiaramente, che quella prestazione alla fine non possa essere erogata, perché magari il paziente ha cambiato idea, perché magari sono subentrate delle situazioni di altro tipo. E quindi, per esempio, nell'ambito di quello che è il pagamento delle prestazioni, quello che è l'approccio raccomandabile da un punto di vista di equilibrio economico è quello appunto dell'avanzamento stato lavori, cioè di poter sostanzialmente avere un pagamento dilazionato finalizzato all'avanzamento dei lavori, in modo da poter registrare con il pagamento quella singola prestazione e quindi riconoscerla da un punto di vista economico senza avere il rischio di dover intervenire modificando quella prestazione da un punto di vista economico perché non si è più materializzata. Con queste sono le tre dimensioni che sono importantissime da capire: la dimensione economica, la dimensione patrimoniale e la dimensione finanziaria. Affrontiamo il concetto di valore attraverso la performance economica finanziaria. E qui è un concetto veramente legato alla catena di valore, dove tu, professionista, hai dei costi, incluso il costo del capitale, e a fronte dei tuoi costi hai un prezzo di prestazione più alto dei costi. Ecco, per te la differenza che c'è tra la tua tariffa, il tuo prezzo e i tuoi costi, questo è la catena di valore per lo studio odontoiatrico. Questo è fondamentale capire che questa catena di valore debba essere presente all'interno di uno studio odontoiatrico. Poi c'è la proposta di valore, cioè quello che è il valore per il paziente, e cioè lui il problema che ha, il prezzo che lui deve pagare, lo considera sostanzialmente, diciamo, rispetto al beneficio che lui ottiene attraverso appunto quella prestazione, inferiore, e quindi in questo caso è in grado di riconoscere una catena di valore proprio specifica legata alla prestazione. Ecco, queste catene di valore, la catena di valore appunto dello studio
e la catena di valore del paziente devono essere presenti e devono essere assolutamente prese in considerazione. Per quanto riguarda il paziente, ci troviamo di fronte a quella che è appunto una qualità percepita rispetto a una qualità reale. La prestazione odontoiatrica è una prestazione che in qualche modo si differenzia rispetto ad altri due beni, i beni ispezione e i beni esperienza. I beni ispezione sono quei beni fungibili, il personal computer, un appartamento, cioè sono dei beni che facilmente possono essere identificabili a livello di prezzo. Basta che io vado su internet, basta che io apro una rivista e mi informo su quelli che sono gli affitti. Sono dei beni facilmente il cui valore e quindi la cui qualità è facilmente ispezionabile. Poi ci sono i beni esperienza, che sono tipicamente legati ai servizi, quindi sono i beni che sono legati a quella che è l'esperienza che il singolo individuo fa nel usufruire di quel servizio, quindi il fatto di andare al cinema, il fatto di godere magari di appunto quello spettacolo specifico. Poi appunto la caratteristica dei beni e dei servizi offerti dallo studio odontoiatrico è quella di essere dei beni credenza, cioè in qualche modo sono dei beni dove c'è una fiducia, un rapporto fiduciario tra il professionista e il paziente. Rapporto fiduciario che nasce dall'impossibilità da parte del paziente di poter andare ad ispezionare in modo diciamo puntuale la qualità della singola prestazione, e dove l'esperienza specifica, chiaramente sappiamo, è un'esperienza di sofferenza, un'esperienza comunque che passa attraverso comunque una esperienza di sofferenza. C'è una simmetria di informazione tra il paziente e il professionista che può essere colmata chiaramente soltanto dalla fiducia, e cioè dalla convinzione da parte del paziente che quel professionista, offrendomi quella prestazione a quel prezzo, sia in grado di darmi un valore più elevato e quindi una soddisfazione per me. Di gratificazione e di soddisfazione. Quindi questo è l'aspetto importante preliminare da mettere in evidenza. C'è un altro aspetto che è appunto legato appunto alla tariffa, perché abbiamo visto che poi la catena del valore sostanzialmente dello studio è legato al prezzo della prestazione, cioè alla tariffa odontoiatrica. E questa tariffa odontoiatrica è composta da tre elementi importanti: dai costi fissi, dai costi variabili e dal guadagno. Ecco, queste informazioni, costi variabili, costi fissi, guadagno, sono informazioni che il professionista deve ricavare dal software gestionale. Quindi il software gestionale deve essere in grado di fornirgli queste informazioni in modo da poter lui sviluppare la propria tariffa odontoiatrica. È importante che la sua tariffa sia sua e non necessariamente quella del collega che sta magari di fronte o della catena odontoiatrica, perché il professionista deve conoscere questi tre aspetti e in base a questi tre aspetti sviluppare la propria tariffa. Perché? Perché poi appunto il modello di prezzo che lui in qualche modo, cioè di tariffa che lui in qualche modo deve sviluppare, è appunto un modello cosiddetto di profitto obiettivo, cioè lui deve inserire all'interno del proprio modello non soltanto la comprensione dei costi fissi, dei costi variabili, ma anche una percentuale di guadagno che lui reputa essere remunerativo della propria attività. Quindi l'informazione del guadagno deve essere chiaramente appunto inserita, e quindi questa funzione, il guadagno della singola prestazione, è in funzione della tariffa, è in funzione della quantità riferita a quella prestazione ed è riferita ai costi riferiti a quella prestazione.
Quindi affrontiamo in modo specifico il concetto di costi e abbiamo visto che l'aspetto di costi si divide in costi fissi e in costi variabili. Affrontiamo un attimo e spieghiamo un attimo la differenza tra i due. I costi fissi sono il costo del personale dipendente, l'affitto dell'immobile o l'ammortamento nel caso in cui l'immobile sia di proprietà, il leasing delle attrezzature, le assicurazioni, le utenze. Cioè sono quei costi che lo studio affronta annualmente indipendentemente dal fatto che lavori o non lavori. L'affitto dell'immobile, il pagamento del leasing è un pagamento che il professionista, a cui deve far fronte il professionista, indipendentemente al volume di attività che sviluppa. Questi sono costi fissi ed è importante comprendere e quantificare questi costi. Ed è importante riportare questi costi al costo orario della poltrona, perché sapere quanto costa la poltrona all'interno del vostro studio, questo è un esercizio molto importante perché è un esercizio che vi aiuta a valutare come voi investite il vostro tempo. E quindi come fare a calcolare il costo orario della poltrona? Il costo orario della poltrona è un esercizio semplice. Nell'ipotesi di avere due poltrone, nell'ipotesi di avere 3 giorni alla settimana operativi, quindi lo studio lavora 3 giorni alla settimana per 8 ore, lo studio è formato dal titolare, da due ASO, part-time, un collaboratore endo che lavora 2 giorni alla settimana, un collaboratore orto che lavora 1 giorno alla settimana, il totale di questi costi immaginiamo sia 80.000 euro. E valutiamo anche la chiusura durante il mese d'agosto e 10 giorni di festività natalizie. Allora, come calcolare il costo orario in base a questi dati? 80.000 euro diviso 42 settimane, diviso i 3 giorni alla settimana, quindi 634,92 costi fissi giornalieri, diviso 8 ore, diviso 2 poltrone. Quindi nell'esempio nostro le poltrone costano allora 40 euro. Questa è un'informazione, cioè riportare il costo orario alla poltrona è un'informazione importante. L'altra informazione è legata ai costi variabili. Cosa sono questi costi variabili? I materiali, l'impronta, la rifinitura, i costi di laboratorio, l'operatore. Ora è importante mettere in evidenza che il costo dell'operatore è sia reale che sia figurativo. Reale nel caso in cui io abbia un collaboratore che effettua una prestazione, che io debba in qualche modo pagare. Ma anche se la prestazione la svolgo direttamente io come professionista, io devo remunerarmi come operatore e questo costo rientra all'interno di quella prestazione come costo variabile, a prescindere dal fatto che io ho stabilito una tariffa che prevede un guadagno. Il guadagno che io voglio all'interno dello studio e che io ho deciso e che io in qualche modo ho utilizzato per definire la tariffa della prestazione, non ha niente a che vedere con il pagamento dell'operatore. E anche se l'operatore è il titolare deve in qualche modo calcolare questo tipo di costo. E quindi l'informazione importante di quell'equilibrio economico che noi abbiamo definito essere il margine è appunto il margine di primo livello, che è il ricavo, cioè la tariffa e quindi l'incasso, o comunque il ricavo, se nel caso in cui non si lavora appunto necessariamente con una modalità di cassa, ma il ricavo legato a quella prestazione meno i costi variabili. Questo mi genera un margine di contribuzione. Il margine di contribuzione è un concetto importante perché ci aiuta a capire quello che è il punto di pareggio all'interno di uno studio.
Noi abbiamo parlato di costi fissi, 80.000 euro. Ecco qua, questo sono praticamente i costi fissi. Poi abbiamo parlato di costi variabili. Eccoli qui i costi variabili. Abbiamo detto che se la mia prestazione, se io non faccio nessun tipo di prestazione all'interno del mio studio, io comunque ho dei costi fissi, perché io devo comunque pagare quei costi. Poi se io comincio a fare una prestazione, a quei costi fissi io aggiungo i costi variabili di quella prestazione. E quindi io posso costruire un grafico dove sopra i costi fissi vado a mettere i costi variabili legate alle attività che trovo nell'asse delle ascisse, che sono appunto le mie prestazioni. Dopodiché io avrò degli utili. Questi utili, che cosa sono? Sono questi margini di contribuzione. La differenza che c'è tra il ricavo meno il costo variabile. Vedete, questi utili avranno inizialmente una funzione che è quella di coprire i costi fissi e poi chiaramente i costi variabili. Ma noi raggiungeremo un punto nella nostra attività, chiamato appunto punto di pareggio o break-even point, dove a questo volume di attività, qui abbiamo un certo volume di attività e quindi un certo volume di tariffe e quindi di ricavi, io avrò coperto i costi fissi e i miei costi variabili. Da questo punto di pareggio in poi, come vedete, i miei utili genereranno una quantità maggiore rispetto a quella appunto dei costi variabili, ma anche dei costi fissi. Se noi vogliamo appunto generare e declinare questo modello nell'ambito di due studi, uno studio giovane e uno studio più maturo, ecco che lo studio giovane ha come obiettivo la copertura dei costi fissi, perché sta appena iniziando la sua attività, mentre lo studio maturo ha come obiettivo gli investimenti, quindi generare degli utili a un livello sufficiente per generare degli investimenti e quindi incrementare ulteriormente i ricavi. Per cui, come calcolare, appunto, e questa è un'esemplificazione, secondo me, grafica molto efficace di questo schema che tecnicamente prende il nome di direct costing. Noi abbiamo una serie di servizi, servizio A, servizio B, servizio C, quindi dall'implantologia all'endodonzia all'ortodonzia. Abbiamo un prezzo, quindi abbiamo una tariffa, abbiamo un ricavo e abbiamo dei costi variabili unitari riferiti a questo specifico servizio, al servizio A. Così, per quanto riguarda il servizio B, abbiamo la tariffa di questo servizio e abbiamo i costi variabili unitari riferiti a questo servizio, e così con C. La differenza tra il prezzo e il costo variabile l'abbiamo chiamata margine di contribuzione unitario per il servizio A, per il servizio B e per il servizio C. Se noi moltiplichiamo il margine di contribuzione unitario di A per il volume di A, e facciamo lo stesso per il volume di B e per il volume di C, avremo il margine di contribuzione totale del servizio A, totale del servizio B, totale del servizio C. Questa colonna è quella dei margini di contribuzione. Se a questa colonna di margini di contribuzione noi togliamo i costi fissi, la differenza è il risultato, la differenza è l'utile, il risultato operativo, quindi l'utile che noi siamo in grado di gestire attraverso l'attività di studio. È evidente che questa informazione è chiave sia per lo studio che inizia adesso che per lo studio maturo, da una parte perché è importante la copertura dei costi fissi, dall'altra parte perché può essere importante la generazione di autofinanziamento
in grado di poter magari portare ad un investimento e quindi a un aumento ulteriore di ricavi. Quindi, per esempio, come fare e come analizzare un servizio? Parliamo, esempio classico, ablazione del tartaro. La tariffa per questa prestazione è di 90 euro. Se i costi variabili sono di 60, per costi variabili stiamo parlando dell'operatore, stiamo parlando di materiali e immaginiamo essere per questo specifico intervento essere 60 e il costo fisso, abbiamo visto, a poltrona è di 40 euro, ok? E immaginiamo che questa sia una tariffa che noi generiamo, è una prestazione che noi generiamo in un'ora, noi avremo un margine di contribuzione, cioè la differenza tra la mia tariffa e i costi variabili, positiva di 30 euro. E in realtà una perdita di 10 euro, perché 60 più 40 supera 90. Quindi noi come possiamo valutare questa singola prestazione? Ha un margine di contribuzione positivo, ma mi rappresenta una perdita. Allora, se una prestazione presenta un margine di contribuzione negativo, quindi nel caso specifico è positivo, ma se nel caso fosse negativo, non dovrebbe mai essere erogata perché è certamente dannosa per lo studio. Se una prestazione presenta un margine di contribuzione positivo, nel caso dell'esempio dell'ablazione del tartaro che abbiamo fatto, dovrebbe sempre essere erogata, perché è certamente vantaggiosa per lo studio, perché è vero che rispetto al costo fisso io ho una perdita di 10 euro, ma quel margine di contribuzione di 30 euro per me rappresenta un aiuto importante in quello che è appunto una contribuzione alla copertura dei costi fissi. Ecco perché si parla di margine di contribuzione, perché contribuisce alla copertura dei costi fissi. Quindi, quando io ho un margine di contribuzione positivo, quell'attività, quella prestazione va sempre portata avanti. È chiaro che io devo fare un'analisi approfondita su quella che è appunto la tariffa, su come sono andato a generare quella tariffa, abbiamo visto che costi variabili, costi fissi e guadagno, sul costo variabile di quella prestazione. Quindi è evidente che io sono andato a quantificarlo in questo modo e quindi sono in grado di definire margine di contribuzione, eventualmente la perdita o il guadagno, ma se il margine di contribuzione è positivo, quell'attività va sempre portata avanti. Solo quando il margine di contribuzione fosse negativo, è evidente che quell'attività rappresenta un danno per lo studio, perché drena risorse da parte appunto dello studio. Qual è l'impatto del workflow digitale sui costi fissi? Noi siamo partiti in questa nostra analisi partendo da uno scopo emozionale che è quello dell'implanto protesi computer assistita, l'ambito su cui la chirurgia navigata opera chiaramente. Qual è l'impatto del workflow digitale sui costi fissi? Bene, questo impatto è importante. Innanzitutto la riduzione del numero di appuntamenti. Abbiamo visto che se io riduco il numero di appuntamenti, sostanzialmente vado a creare delle opportunità di lavoro all'interno dello studio. Ho una riduzione del dropout, ho una riduzione della durata dell'appuntamento. Ho una riduzione dello stress organizzativo e delle attività extracliniche. Se io faccio la sommatoria di queste ore e le moltiplico per x, e x potrebbe essere appunto il costo orario della poltrona, questo è quello che io posso fare per quantificare il risparmio totale a parità di produzione. In più, io ho un aumento della produzione che viene generato dagli slot liberati dall'attività digitale. E questo rappresenta, insieme al risparmio, l'aumento di produzione,
rappresenta l'incremento del profitto. Quindi, in realtà, facendo un'analisi secondo l'equilibrio economico, l'equilibrio finanziario e l'equilibrio patrimoniale, l'impatto del workflow digitale sui costi fissi è un impatto decisamente positivo. Qual è l'impatto sui costi variabili? Beh, io ho una riduzione dei materiali di consumo, ho un abbattimento dei costi di laboratorio, ho una riduzione delle rilavorazioni, un risparmio complessivo di costi variabili, quindi si traduce un incremento del profitto. Quindi, ancora una volta, il digitale, il passaggio dall'analogico al digitale, mi comporta un vantaggio in ambito economico, finanziario e patrimoniale. E qui, appunto, un esempio molto importante, legato appunto all'investimento nell'ambito del Navident, no? Della chirurgia navigata. Immaginando appunto un investimento di 30.000 euro, per semplificare, quindi cifra tonda, declinando questo investimento su tre categorie: il professionista, quindi lo studio professionale, monoprofessionale, l'SRL, odontoiatrica, e la società di persone. Appunto, per esempio, uno studio associato. Allora, innanzitutto, la prima cosa importante è capire che esistono dei vantaggi da un punto di vista di peso fiscale nell'ambito dell'SRL, perché vedete che la sommatoria del peso fiscale dell'SRL è più bassa rispetto alla società di persone e al professionista. Perché? Perché sostanzialmente l'IRES, l'imposta sui redditi d'impresa è del 24% rispetto al 43%, che è l'aliquota più alta a livello di persona fisica. Poi ci sono degli impatti legati alle nuove leggi di bilancio 2021 su quelli che sono i crediti sostanzialmente che sono stati previsti dal legislatore. Innanzitutto l'ammortamento del bene. Essendo un costo, l'ammortamento è praticamente una deduzione annuale che io comunque ho da parte di questo investimento. Poi ho il credito d'imposta, che come sappiamo essere il 10% o il 50%. 50% per l'SRL e per la società di persone, perché il 50% si apre non solo all'SRL, ma anche alla società individuale. Quindi ha la possibilità di poter registrare in Camera di Commercio la propria partita IVA, rispetto al professionista che invece ha un 10%. Poi a questo si aggiunge il credito d'imposta sud del 45%, che è nel caso dell'SRL e delle società di persone 13.500, e poi il credito d'imposta di ricerca e sviluppo, che è il 20%, 6.000 euro più 6.000 euro. Il totale sostanzialmente dei crediti di imposta e dei benefici fiscali è di 23.000 euro per il professionista, quindi con un costo reale del bene di 7.000 euro circa, ma è di praticamente quasi 50.000 euro sia per la SRL che per la società di persone, quindi con un contributo negativo in termini di costo per quanto riguarda l'investimento. Cioè, quindi è assolutamente importante capire e valorizzare come appunto ci siano oggi, nel 2021, dei benefici fiscali che abbiano un impatto importante su queste tre categorie. Impatti diversi, ma comunque impatti comunque importanti. Quindi, per un medico, ogni investimento deve essere prima clinicamente rilevante per il paziente e poi solo e semplicemente economicamente sostenibile. Quindi, in questo caso, la variabile finanziaria non vuole essere una variabile sotto la quale si suggerisce, no, di prendere le decisioni, perché evidentemente il punto di partenza è il paziente. Però capiamo un attimo sostanzialmente le tre tipologie di individui. Il manager puro, che si domanderà su quali investimenti allocare le proprie risorse economiche in funzione del tempo che ciascuno di essi ci metterà a farlo rientrare dei costi, quindi
Il manager puro valuta il ritorno dell'investimento. Il dentista manager non mette in competizione due investimenti tra loro, vuole solo sapere quanto ci metterà a rientrare dell'investimento fatto. Quindi ha fatto una scelta di investimento, implanto solo protesi computer assistita, però è importante che lui metta a fuoco quanto ci metterà a rientrare di questo investimento rispetto al dentista puro che investe e basta nell'interesse del suo paziente, poi al massimo incrocia le dita e spera. Ecco, io mi auguro che questi tre incontri sulla gestione del cambiamento abbiano contribuito in minima parte a creare quella consapevolezza e quella competenza in modo da poter essere dei dentisti manager e quindi fare gli investimenti, sì, sempre tenendo in mente il paziente in primis, ma avere poi la consapevolezza di quello che poi è l'impatto da un punto di vista appunto dei quattro elementi, quindi di innovation, organizzazione del lavoro, paziente e anche equilibrio economico-finanziario all'interno del proprio studio. Quindi arriviamo alla chiusura di questo incontro. Quali sono i messaggi che questi tre incontri hanno voluto in qualche modo presentarvi? Allora, innanzitutto che la prestazione dipende dalla competenza e dalla psiche individuale. Quindi non è soltanto conoscenza e competenza, ma i risultati sono condizionati anche dalla personalità di ciascun professionista. La psiche individuale è condizionata dai tratti della nostra personalità e dai sistemi valoriali che abbiamo ereditato dalla nostra comunità. Non esiste una realtà unica per tutti, ma una visione orientata ad uno scopo ed una conoscenza che nasce dal suo perseguimento. Quindi lo scopo rappresenta l'elemento principe di ciascuna attività, anche quella odontoiatrica. È necessario investire tempo ed energie per identificare il proprio scopo emozionale ed intellettuale superiore. Ed il modo per poterlo fare è quello di coinvolgere tutti i nostri tre cervelli, abbiamo visto quello istintivo, quello emozionale e quello intellettuale, per dare obiettività e quindi attraverso delle scelte obiettive, empiriche e non di fede a ciò che altrimenti sarebbe pura soggettività. Questo è quello che noi abbiamo cercato di raggiungere attraverso questi tre incontri e una volta trovato lo scopo, a questo vanno sacrificati tutti gli altri desideri. Una volta identificata la luce, la stella polare dello studio odontoiatrico, tutto il resto viene riportato a quella stella polare. Abbiamo presentato questa formula, la formula di gestione del cambiamento. Abbiamo lavorato sul perché, il come, il che cosa. Abbiamo lavorato molto sulla missione, sulla visione dello studio, sulla strategia, sul piano d'azione e infine abbiamo lavorato oggi su quella che è l'analisi del valore generato da parte dello studio. E l'abbiamo fatto presentandovi alcuni strumenti, strumenti che possono essere immediatamente implementabili da parte di ciascuno di voi e non richiedono l'intervento di terzi. La formula gestione del cambiamento, che è una formula, un metodo concettuale di affrontare l'attività di studio, vi abbiamo presentato i Myers-Briggs Type Indicator per fare un'analisi su quella che è la vostra personalità. Abbiamo parlato di un Massive Transformative Purpose, cioè di uno scopo emozionale permanente, che debba essere il risultato di una riflessione profonda da parte vostra. Abbiamo parlato di livelli di ascolto, abbiamo parlato di una matrice di strategia e di tattica che vi possa aiutare a capire e a rendervi più efficaci e più efficienti. Abbiamo presentato la SWOT analysis, i quattro quadranti con le vostre punti di forza, debolezze, opportunità e minacce. Abbiamo parlato di MBO, di Management by Objectives. Abbiamo messo in evidenza come gli obiettivi non sono soltanto, non devono partire semplicemente da voi come titolari, ma il team e il collaboratore deve sviluppare autonomamente i propri obiettivi, chiaramente condividendoli e avendo la vostra approvazione. Abbiamo presentato la matrice di importanza e di urgenza come strumento chiave
poter fare un ordine in quella che è l'attività altrimenti caotica all'interno dello studio. Abbiamo identificato dei comportamenti virtuosi, che sono quelli comunque della crisi, ma anche quelli della qualità, che possono essere quelli su cui focalizzare la vostra attenzione. E abbiamo presentato l'aspetto del break-even point, break-even analysis, come chiave per riuscire a capire l'impatto all'interno della vostra struttura di quello che è la singola prestazione in termini di margine di contribuzione, sia per la singola prestazione che per il volume delle prestazioni da voi portate. Ecco, noi pensiamo che tutte queste informazioni possono esservi utili e possono aiutarvi a migliorare voi stessi, chiaramente non nell'ambito clinico, a questo ci pensate attraverso l'uso della chirurgia navigata, ma nell'ambito appunto extraclinico. Chiudo dicendo che è chiaro che non volevamo essere esaustivi o comunque in qualche modo chiudere o dare, diciamo, tutte le informazioni, perché in tre incontri non sarebbe stato possibile, ma vogliamo comunque darvi un'opportunità, se siete interessati, di approfondire questi temi. Qui a destra vedete un libro edito dalla Griffin che io ho scritto, che è Bravo dentista e bravo imprenditore. È un libro che, se voi volete, potrete poi comprare su Amazon e vi darà degli spunti di riflessione con delle note bibliografiche su cui andare a ulteriormente ad approfondire il tema. E l'altro aspetto è la pagina Facebook, scusate, il gruppo Facebook Odontoiatria 4.0, che se voi vorrete potrete in qualche modo cercare e trovare nei gruppi Facebook, ed è un gruppo su cui io ho intenzione di poter postare argomenti che abbiano una competenza extraclinica e che quindi diano comunque degli orientamenti ai professionisti. Io guardo l'orologio e vedo che sono le 22:30, quindi come sempre abbiamo mantenuto il massimo della puntualità. Io vi sostanzialmente vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto dedicare a questi argomenti, a questi tre incontri, e come sapete renderò disponibile questa registrazione all'interno del gruppo WhatsApp, in modo da permettere ai colleghi che non hanno avuto la possibilità di assistere in diretta, ma avranno tempo per poterlo fare anche in differita, a questo incontro, così come gli altri due incontri. Detto questo, io vi ringrazio e vi auguro buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie e a presto.